Der Student von Prag, lo studente di Praga, 1930. Sinossi, Baldwin, uno studente sempre alle verde, si innamora della ricca contessa Margit. Pur di avere la possibilità di amarla, lo studente accetta la proposta del dottor Scapinelli, che in cambio di 100.000 fiorini d'oro è disposto a comprare la sua immagine riflessa in uno specchio. Ma una volta diventato ricco, per Baldwin si apre un abisso di perdizione, in quanto il suo doppio inizia a perseguitarlo sino a rendere impossibile il suo corteggiamento alla contessa. Deciso a porre fine a tutto ciò, Baldwin spara all'ennesima apparizione della sua immagine, finendo però per uccidere anche se stesso. Uno dei primi film horror della storia del cinema in quattro atti, recentemente restaurato e riportato alla sua durata originaria di 85 minuti, mancano soltanto 2 minuti di girato, e accompagnato dalla splendida partitura del compositore Joseph Weiss, allievo di Franz Liszt e Robert Volkmann. A inizio film ogni protagonista è presentato mediante un tableau vivant e uno dopo l'altro si susseguono scanditi dall'apertura e chiusura di un sipario teatrale. Nella prima ripresa un contrariato Baldwin è rimasto al verde, seduto al tavolino di una taverna all'aperto. In primo piano, alle sue spalle, c'è tutto un mondo che si anima e muove, amici che cercano di parlargli, studenti che ballano e che lui scaccia via, carrozze che arrivano e ripartono. Finché da una di queste scende un vecchio che va a sedersi accanto a lui. Si tratta del mefistofelico Scapinelli che, più avanti, offrirà alla giovane la somma di 100.000 fiorini in cambio della propria immagine riflessa nello specchio. L'ispirazione del film proviene dal poema di Alfred Musset, La Nuit de Décembre, 1835, e precisamente dalla sezione finale, La Vision, citata esplicitamente: Io non sono né Dio né demone. E tu mi hai chiamato con il mio nome, quando mi hai chiamato tuo fratello. Dunque tu andrai, io ci sarò sempre, fino all'ultimo dei tuoi giorni, quando siederò sulla tua lapide. La conclusione del film è esattamente la traduzione per immagini degli ultimi versi. C'è poi il celebre racconto di Edgar Allan Poe, William Wilson, 1839, che fu di ispirazione per molti altri film a venire. Altre fonti sono due opere romantiche, il romanzo Peter Schleimil, 1814, di Adalbert von Chamisso, in cui un giovane povero, in cambio della sua ombra, ottiene una borsa d'oro dalle monete inesauribili. Il racconto Le avventure della notte di San Silvestro, 1818, di Eta Hoffmann, soprattutto per quanto concerne la prospettiva demoniaca dell'immagine riflessa in uno specchio, la cui assenza era ritenuta anche una delle caratteristiche dei vampiri. Come ha scritto Lotte Eisner con lo studente di Praga, i tedeschi hanno subito avuto modo di capire che il cinema poteva diventare l'elemento di espressione per eccellenza della loro angoscia romantica e che poteva permettere di rendere il clima fantastico di visioni vaghe che svaniscono nella profondità infinita dello schermo, spazio irreale che sfugge al tempo. E Paul Wegener fu non solo fra i primi a comprendere a fondo questa possibilità che il cinema offriva di farsi arte a sé, trovando la propria autonomia espressiva rispetto ai condizionamenti del teatro e della letteratura, ma fu anche fra i primi a metterlo in atto con cognizione di causa in questo film e poi in Der Golem, il Golem 1915, che interpretò e diresse insieme a Erich Gallin, e purtroppo andato perduto. Ci è pervenuta però la visione prequel del 1920, Der Golem Fier in Die Welt Kam, il Golem come venne al mondo 1920, sempre ad opera di Wegener, coadiuvato da Karl Boss. Ed è grazie a questa consapevolezza dei suoi attori che Der Student von Prag può oggi essere considerato il capostipite di gran parte di quegli elementi tematici e stilistici che, a partire da Das Kabinett des Dottor Caligari, il gabinetto del Dottor Caligari, 1920 di Fien, sono tuttora identificati come identificativi del cinema tedesco degli anni 20. Patto faustiano e tema del doppio e del sosia, Doppelganger, una figura molto presente nel folklore tedesco. Incarnazione del perturbante freudiano, si incrociano in questo film visionario e seminale, realmente pensato per immagini, poche, scarne didascalie.
Come dimostrano la splendida ambientazione praghese, alcune riprese vennero fatte all'interno del complesso del Castello di Praga. L'uso della profondità di campo e le apparizioni delle sosia, realizzate mediante eccellenti sovrimpressioni, la perfetta riuscita di questa tecnica in particolare, è frutto degli sforzi congiunti di Paul Wegener e di Guido Sieber, tecnico e direttore della fotografia presso la Bioscope, considerato uno dei padri degli effetti speciali nel cinema. Wegener, a sua volta interessato alla fotografia e ai suoi trucchi, ebbe a dire: «Mi resi conto che la tecnica fotografica avrebbe determinato il destino del cinema. La luce, l'oscurità assumono nel cinema il ruolo del ritmo e della cadenza nella musica». 2 anni dopo i due collaboreranno ancora insieme sul set del già citato Der Golem. Eccelsa la doppia interpretazione di Wegener, attore di formazione teatrale, il cui viso dai tratti mongoli tradiva le strane visioni che lo ossessionavano. Dal suo desiderio di riprodurre sullo schermo queste visioni nacquero film che costituirono autentiche innovazioni. Qui Wegener è anche co-regista, anche se la paternità del film, ancora di incerta attribuzione, viene generalmente attribuita ai registi di origine danesi, Stellan Rie, morto in guerra a 34 anni, appena un anno dopo la realizzazione del film, e del quale ancora oggi si sa molto poco. Secondo altre fonti, invece, la regia sarebbe da attribuire all'autore della sceneggiatura, Hans-Heinz Evers, mentre Rie avrebbe fatto solo da assistente alla regia. Wegener, sposato con l'attrice ceca Lida Salmonova, che qui compare nel ruolo un po' anodino della zingara, divenne uno dei più grandi e richiesti attori tedeschi anche oltreoceano, e la sua immagine rimarrà legata per sempre a personaggi mostruosi o folli o comunque oscuri.